siamo allo stand Panasonic. Panasonic ha realizzato uno stand totalmente concentrato sul 3D. Il 3D è chiave per Panasonic e vediamo quali sono i prodotti di punta quest'anno per il brand giapponese. Il primo prodotto è forse l'unico che non è ancora 3D ready. Si tratta dei nuovi Blu-ray recorder, quindi registratori in alta definizione capaci di registrare su Blu-ray. Sono particolari perché sono già abilitati per la nuova Common Interface Plus. Tuttavia non sappiamo se questi prodotti arriveranno in Italia, anzi crediamo che probabilmente non arriveranno proprio da noi. Sul fronte Blu-ray invece la novità è il DMP BDT100, quindi il Blu-ray 3D economico, quindi fascia bassa, lettore di card, porta USB. Sul retro manca la seconda uscita HDMI per collegarsi ai vecchi Sinto Ampli, cosa che invece aveva il modello superiore, il BDT300. Panasonic ha anche presentato un'ampia gamma di sistemi home cinema 3D. Possiamo vederli qua, c'è una soundbar 3D con Blu-ray, c'è un sistema All-in-One 2.1 con Blu-ray 3D anche lui, e c'è anche la versione di questo sistema qua 5.1 con diffusori da pavimento. Questo è il BTT755. Questa parete vediamo praticamente tutto la gamma di TV Panasonic con i modelli BT20, al centro quello enorme da 150 pollici e i due da 100. Panasonic ha anche mostrato la prima lente 3D per le sue fotocamere Lumix micro 4 terzi. Come si può vedere nel dettaglio, questa lente è una sorta di convertitore con due piccolissime lenti che prendono l'immagine dalle due prospettive differenti. In realtà queste lenti sono automatizzate, si vede infatti che all'interno c'è addirittura l'otturatore. La lente è ovviamente una lente attiva, così dai contatti, e verrà commercializzata entro la fine dell'anno. Questo enorme schermo, che non sta nemmeno nell'inquadratura della videocamera, è il plasma più grosso al mondo, 152 pollici, 4K x 2K, quindi 4096x2160 di risoluzione. Panasonic ha realizzato anche la versione 3D di questo plasma. Anche Panasonic si lancia nel mondo delle Pocket Cam Full HD da palmo. La nuova TA1 è la fotocamera compatta con un form factor che abbiamo già visto molti altri produttori, USB integrata, memoria interna, espandibile ovviamente SD, possibilità di riprendere immagini a 1920x1080 senza zoom, con lo zoom elettronico, per iniziare a fare foto con un prodotto da tenere sempre in tasca. Uno dei nuovi modelli, sicuramente uno dei più attesi, è la nuova FZ100 di Panasonic, una bridge con display orientabile, ma con tre caratteristiche fondamentali. La prima è la possibilità di avere uno zoom ottico a 24x, la seconda è la registrazione video Full HD, infine la raffica di 11 fps, quindi un bar di 11 fps di raffica per riprendere le azioni più veloci. Uno dei prodotti di punta di Panasonic per quest'anno è la prima videocamera al mondo 3D. È una videocamera particolare perché utilizza una lente addizionale da montare di fronte che si può staccare, quindi la videocamera diventa una 2D normale, quindi uno può scegliersi attivare la funzione 3D oppure tenerla come videocamera tradizionale. Sarà oggetto questa videocamera di un approfondimento che pubblicheremo nei giorni successivi. Il corridoio che Panasonic propone tutte le fiere, dove mostra tutte le tecnologie dei suoi TV. Qui vediamo il contrasto avanzato introdotto quest'anno, il fatto che il plasma riduce il cross talk rispetto a un LCD, lì l'immagine è simulata e se provate gli occhialini c'è sdoppiamento. Da questa parte non c'è invece alcuno sdoppiamento. 600 Hz e compensazione del moto per avere immagini nitide anche in movimento. Deep Black, il nuovo filtro High Contrast Filter Pro a sinistra rispetto ai modelli dello scorso anno a destra, che mostrano sicuramente un nero che non è nero ma è più grigio. Per concludere, la nuova gamma di TV. Qua sono quelli tradizionali 2D, qua invece sono i 3D. Il VT20 già lo conosciamo, il 50 pollici. Quest'anno arrivano anche il 46 pollici e il 40 pollici, che è nella parete destra. Cosa cambia?
Questi nuovi fanno la conversione 2D, 3D, che funziona però solo sui modelli, come c'è scritto qua, da 46 e da 42, quindi non ci sarà assolutamente sul modello da 50, che rimane quello attualmente in gamma. Quindi i nuovi modelli sono addirittura migliori di quelli precedenti. E per concludere c'è anche il budget 3D plasma di Panasonic, GT20, 42 pollici, un modello solo. Le funzioni sono quelle del VT20, tranne per il filtro. Non ha l'Infinite Black Pro, ma semplicemente l'Infinite Black. Però rimane lo stesso certificato THX, ha il PVR, la Wi-Fi Ready, ha il tuner SAT, è stato inserito anche questo qua perché è fondamentale, e ha tutta la parte di Vieracast e Strax, quindi c'è un prodotto completo, viene venduto senza occhiali integrati, gli occhiali sono a parte, però dal prezzo veramente competitivo. Vediamo qua dietro quali sono i tre nuovi occhialini Panasonic. Panasonic ha cambiato quest'anno gli occhiali, aveva il modello precedente, era questo, quindi un design molto futuristico, quasi a richiamare la loro sponsorship con Avatar. I nuovi modelli invece sono questi, leggerissimi, sono pochissimi grammi, ricaricabili via USB e disponibili in tre misure per tutte le taglie. C'è quello large, contraddistinto dall'L finale, c'è il medium e c'è invece lo small.